Pace e bene a tutti voi, in modo particolare a coloro che sono in casa, non possono uscire per qualsiasi motivo. Padre Pio vi è vicino con la sua benedizione e la sua intercessione dal cielo. In questo periodo di grande preghiera, la novena a Padre Pio, in onore di Dio sempre, sulle orme di Padre Pio, ci fermeremo su alcuni concetti principali che hanno caratterizzato lo stile di santità di Padre Pio. Il primo è la croce. Padre Pio ha fondato tutta la sua esistenza sulla Sacra Scrittura. Uno dei versi che a lui piaceva moltissimo, e non solo a lui, ma non c'è un santo che non abbia imparato a memoria questi versi, è quello di Giovanni 12:24. Se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo. Se muore, porta molto frutto. Questa risposta la dà Gesù ad alcuni greci che avevano chiesto a Filippo: facci conoscere Gesù. È come, questo è il capitolo 12 di San Giovanni, è come chiedere una presentazione. E Filippo va da Gesù e gli dice: maestro, questi ti vogliono conoscere. E Gesù ripete quel verso che ho detto poco fa: se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo. Se muore, porta molto frutto. Una risposta per noi quasi senza significato, ma con la conoscenza globale della Sacra Scrittura, la risposta è questa: mi volete conoscere? Occorre marcire come il chicco di grano, occorre soffrire, serve la croce. Attenzione che la croce non è una cosa bella e Gesù non amava la croce, anzi, ci sono due preghiere di Gesù, una nell'orto del Getsemani, quando dice: Padre, se possibile, allontana da me questo calice, tuttavia si faccia non la mia, ma la tua volontà. E l'altra preghiera di Gesù è sulla croce. Morente dice: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Allora la croce non è il termine, il fine, lo scopo della vita, no. Lo scopo della vita è la gioia. Ma per raggiungere la gioia piena esiste il metodo, e il metodo è la croce. Nel deserto il diavolo aveva suggerito a Gesù un altro metodo, quello del trionfo. Invece Gesù dice: lungi da me, va via da me Satana, perché tu non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini. Allora, se Padre ha amato la croce, non è perché aveva un gusto sadico delle cose che fanno soffrire. Ha amato la croce perché è l'unico metodo, l'unica via per arrivare alla gioia senza fine. Amen.